E per RKO dall'altra parte del telefono c'è Luca Perigagios, come stai? Beh, diciamo che stiamo facendo un po' di, come si può dire, di lavoro mentale più che fisico in questi periodi, dai, spero tutto bene. Esattamente, allora cosa stai facendo? Cosa fai per ammazzare il tempo? Perché ovviamente anche tu sarai in casa come tutti. Diciamo che non è facile, ci inventiamo dei passatempi, diciamo che un po' di esercizio fisico, un po' di lettura, guardare film e nella mia fattispecie suonare, scrivere, diciamo, mi metto lì con la chitarra. Ho già creato anche 4-5-6 brani nuovi. Grande. Ok. Va benissimo così. Perfetto. Invece, allora, prima di parlare di Groove, volevo chiederti, ecco, puoi raccontare un po' gli ascoltatori, i Gadgets chi sono, quando sono nati? I Gadgets sono un'idea mia, sì. Perché nel lontano, ormai si può dire, nel lontano 2006, sì. Il mio sviscerato amore per la musica ha preso il sopravvento e non mi accontentavo, insomma, di voler fare solo delle cover delle canzoni degli altri, sempre ho avuto l'esigenza di scrivere roba mia. Quello è stato il mio primo approccio alla musica, cioè la voglia in primis di scrivere dei miei brani, qualcosa di mio, di personale. La mia tenacia è stata talmente forte che alla fine sono riuscito a coinvolgere i miei primi musicisti nella mia band nel 2006. Abbiamo subito iniziato a scrivere delle robe, ovviamente erano tutte allo stato embrionale, sai, perché eravamo alle prime armi. Però col tempo diciamo la cosa è nata sempre con voglia, siamo andati avanti, abbiamo scritto un sacco di brani e alla fine abbiamo deciso di fare un disco che è stato il primo EP uscito nel 2013, che si chiama Il Viaggio. Sì. Un disco che tra l'altro ci ha portato anche fortuna, perché abbiamo aperto i concerti di David Fiba nel 2013 a Firenze. E anche abbiamo aperto il concerto di Zulu dei 99 Posse. E poi diciamo abbiamo fatto il secondo disco, che è nel 2016, è Bordellandia, dove sono usciti i singoli Iride e Rebecca Zingara dell'Est, brani che tra l'altro sono piaciuti molto alla massa dell'underground. Fino ad arrivare alla storia attuale, quello del nuovo lavoro che è partito con il singolo di Groove. Ecco, prima di parlare di Groove, volevo chiederti, dato che poi i pezzi, insomma, tu sei nato appunto come chitarrista, quindi solista in qualche modo, no? Ti trovi meglio a suonare da solo o con la band? Brutta domanda questa. Una domanda scomoda. No, però alla fine è una conseguenza, cioè nel senso che, non per usare un termine dispregiativo, una band è come una grande palestra, quindi ti fai le ossa con la band e con l'aiuto magari di musicisti, e ne ho avuti tra l'altro, perché musicalmente ne sapevano più di me, quindi c'è sempre stato un confronto molto schietto, incazzoso a volte quando serve, molto creativo. E quando accumuli tante esperienze tra la musica in studio e la musica live, alla fine senti quasi l'esigenza di rimetterti in gioco, quindi lì è nata la voglia di sperimentare anche una strada solista. Di un brano che tra l'altro è uscito l'anno scorso e mi ha dato anche belle soddisfazioni. Al momento i Gadgets chi sono? Cioè, a parte te dico, con chi ti accompagna in questo viaggio? I Gadgets li saluto innanzitutto, e sono la batteria Vito Nicola Lacerenza, che tra l'altro batterista fortissimo, che suona con me ormai da 4-5 anni. Poi ho al basso Claudio Renton Doronzo, compagno storico dei Gadgets dagli inizi, quindi parliamo del 2006-2008 quasi. Suona con me da tantissimi anni ed è tuttora nella band attuale. E alla new entry abbiamo, per la prima volta, abbiamo un'immagine rosa, ecco, un'immagine, una ragazza alla chitarra che si chiama Bianca Lovero, che ha registrato il nuovo lavoro in studio. Perfetto. Invece, ecco, Groove mi è sembrato appunto, come avete anche scritto voi, no? Una risposta positiva al periodo che stiamo vivendo. Parlami del pezzo. Ma guarda, il bello di quando scrivi un brano è che magari
quel brano nasce con un'idea, anche con un qualcosa da raccontare che magari è ben diverso da quello che poi alla fine era nelle tue intenzioni. All'inizio il brano era nato come, diciamo, il groove, il simbolo praticamente della musica, quindi certo, era un invito e più che altro rivolto anche ai manager di far suonare, di fingere il meno possibile nella musica. Però poi alla fine, con il periodo attuale, ci siamo resi conto che il messaggio, specialmente del ritornello, ci ha dato una carica incredibile, una positività assurda, se si può dire, rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Quindi ci è sembrato giusto far uscire questo brano proprio per evincere la positività in ogni persona, di tirare il groove dall'anima in un momento così negativo, di far uscire alla fine le belle persone che siamo, perché possiamo avere tutti i difetti del mondo, però io credo che gli italiani siano un popolo meraviglioso. Quindi la canzone l'ho trovata giustissima, l'abbiamo trovata giustissima. Mm-hmm. Ed credo sia un bel messaggio in un periodo come questo. Infatti adesso noi ce lo ascoltiamo il pezzo, ecco, per cercarvi su web. Ah beh, sul web ci potete trovare su Facebook scrivendo Gajos, mm-hmm, con la J. E su Instagram abbiamo la nostra pagina ufficiale, sui canali YouTube dove potete trovare il nostro nuovo videoclip di Groove e tutto il nostro repertorio. E poi tenetevi sempre in contatto, perché è solo l'inizio di un bel percorso. Perfetto, va bene. Luca, io ti ringrazio e insomma a presto. Oh, a pressione, un abbraccio a tutti quanti, forza in gamba.